Immediatamente, prego Paolino. Voi siete di Napoli? Mm-hmm. Anch'io. Lei è di... Napoli. Anch'io, cioè però vivo fuori. Ecco, la mia questione è questa: noi fra poco andiamo in onda con una trasmissione con Andrea Barbato, non so se lo ha mai visto, è un micione proprio. Sì, sì, sì. Ecco, io ho detto che dovevo andare a Mosca, sembra incredibile, a Mosca, dove dovevo intervistare i genitori di Mikhail Gorbaciov, sai, sì, il presidente, sì, sì, presidente, il segretario generale. Se ne parla tanto. Se ne parla tanto. Solo che ci siamo spesi tutti quanti i soldi, come capita spesso, alle corse dei cavalli. Allora, visto che io sono qui a Napoli e sì, sono in famiglia, sono venuto a passare le vacanze di Pasqua, eccetera, voi sareste mica così gentili da far finta? Io vi faccio qualche domanda così, vi faccio passare come i genitori di Gorbaciov. Voi mi rispondete quello che vi pare, io non perdo il posto e voi andate anche in televisione. Magari parla solo lei, perché lo vedo che lui è un pochino... È abbastanza nervoso, cioè è teso... No, è nervoso, sì. È molto nervoso. Abbastanza. Chissà che cosa le ha combinato, va bene. No, io non gli faccio niente, è un amico. Quindi praticamente se voi siete così gentili, io vi faccio fare questa cosa, è questione di 5 minuti, ci mettiamo laggiù vicino a quel divano, chiediamo il collegamento e andiamo. Okay. Va bene, allora viene anche lei, siete i genitori di Mikhail Gorbaciov. E siamo a Mosca però. Ecco, venite pure. No, fatemi sto piacere, sapete perché? Perché praticamente... No, però anche lei, perché devo fare la famiglia. No, lui non... Sì, ma lui non para, lui fa soltanto il palo. No, è meglio che non presenta proprio. Non si deve far vedere lui? No, ma se lui rimane seduto in un angolo, non lo inquadriamo? No, vorrei proprio che no. Ah, preferisce stare da sola. Va bene, allora lo salutiamo, arrivederci. Si faccia vivo qualche volta, ecco. Ma lo lasci perdere, quello c'ha la faccia. Ecco, venga, allora si sistemi lì, io la chiamo al momento opportuno, eh. Okay. Lei, si mi ricorda, è la madre di Michael, di Mikhail Gorbaciov. No, ecco, dove va? Siamo qui, qui, si metta qua, grazie. Datemi il via, datemi, grazie ragazzi. Abbiamo adesso il piacere di invitare sul nostro divano, per il divano in piazza, un personaggio sicuramente sconvolgente. Venga signora, ecco, grazie, molto gentile, grazie, mi dia buongiorno. Buongiorno. Tutto bene? Bene. Da Svidania. Come? Da Svidania, russo. Sì, sì. Ecco, salga un attimo qui sulla piattaforma, ecco, ci vorrebbe il solito carro attrezzi. Ecco, prego signora, si accomodi. Molto bene. Dunque, come vi stavo dicendo, cari amici, non so come arriva la nostra voce, io vi vedo ma non vi sento, voi ci sentite? Abbastanza. Ecco, però dovrebbero dirlo loro. Dunque, voi ci sentite? Io spero proprio di sì. Dunque, noi qui siamo a Mosca e siamo nella Piazza Rossa, non è vero signora? Sì, sì, nella Piazza Rossa siamo. Ecco, siamo nella Piazza Rossa, che è una piazza completamente rossa. È tutta rossa. È tutta rossa, esatto. E noi siamo venuti qui in Unione Sovietica non certamente per fare un viaggio di piacere, anche perché in Unione Sovietica non c'è quasi nulla. No, non c'è niente da vedere, comunque è sempre una bellissima nazione. Una bellissima nazione. La signora, lei parla italiano? Sì, perché veramente sono stata molti anni in Italia e ho imparato a parlare anche italiana. Molto bene. Senta signora, da quanto tempo è che manca dall'Italia? 7 anni. 7 anni. E comunque, voglio dire, nonostante è da molto tempo che manca dalla nostra nazione, questa signora, di cui non abbiamo ancora fatto il nome, parla un discreto italiano. Cari amici, abbiamo qui vicino a noi un personaggio che è sicuramente tra i più importanti della nostra storia contemporanea. Ma lasciamo che sia proprio questa signora a dirci chi è e che cosa fa. Dunque, lei si chiama? Io mi chiamo Isvanila. Isvanila, che significa in italiano? Imma, Isvanila, che in italiano significa Imma, che è il nome di battesimo di questa signora. Ci vuole dire il suo cognome? Il mio cognome è Isleli. Isleli? Isleli, sì, Isleli Isvanila. Ecco, Isvanila, Isleli è il nome prima di sposarsi, perché dopo lei si chiama... Gorbaciov. Appunto, Gorbaciov. Infatti qui abbiamo, niente proprio di meno, e noi ringraziamo le autorità sovietiche per avercela concessa, la mamma di... Mikhail Gorbaciov. Esatto, infatti è proprio la sua mamma. E papà? Papà è mancato e dunque non ricordo il nome di papà. Facciamo allora un attimo di silenzio per il papà mancato. Ecco, senta, ma è vero, qui le faccio una domanda un po' tendenziosa, i giornali occidentali ne parlano spesso, ma i russi mangiano i bambini? No.
è assurdo. Cosa mangiano? È carne, e chi sia e chi no, anzi la maggior parte della carne non la mangiano quasi per niente. Quindi i bambini sono fatti di carne. I bambini sono fatti di carne, ma non mangiano i bambini. Ho capito, è meno male per tutti i bambini che sono magari all'ascolto della nostra... Andare tutti i bambini lì. Sì, sì. Ecco signora, lei ha mai pensato di venire in Italia? Sì, abbastanza, ci ho pensato sempre. Ma non la lasciano venire probabilmente? No, sono 7 anni che vengo, ma che ci manco, ma per adesso non se ne parla proprio, perché non mi lasciano venire. Lei signora porta il colbacco solitamente come tutti i russi, oppure preferisce vestire l'occidentale? No, preferisco vestire occidentalmente, sì sì. Per quale squadra tifa Michele? Per la Russia. Per la Russia, per il calcio. Che tifava per il sport, per il calcio. Per il calcio. Ecco, allora adesso lei ha un istante per salutare nella sua lingua madre tutti i connazionali che sono in Italia, ma anche qui in Unione Sovietica, dove siamo stati accolti benissimo. Saluti pure nella sua lingua. Senti, io saluto in italiano. Sì, saluti. Perché mi piace molto la lingua italiana. Saluti in italiano. Allora saluto a tutti quanti con tanta affettuosità. E a risentirci presto. E venite in Russia. E venite in Russia perché vi aspettiamo.